Amici e amiche di GCN Italia, ben ritrovati per una nuova sintesi della Vuelta a Spagna da parte di Giorgio Brambilla. Vediamo quello che è successo nella tappa 18, quello che è successo ieri con l'arrivo in solitaria di Higuita, corridore colombiano che vince la sua prima corsa da professionista qui alla Vuelta con una fuga solitaria. Al secondo posto Primoz Roglic che anticipa Valverde andando così a conquistare anche i 6 secondi di abbuono. Classifica generale vede Valverde superare Quintana, Lopez superare Pogacar, quindi indossare la maglia bianca, e Maika superare Kelderman. Vediamo il percorso della tappa di oggi, 19esima frazione, 165 km da Avila a Toledo. Non ci sono particolari difficoltà se non un gran premio di montagna in terza categoria dopo pochi chilometri che potrebbe aiutare a sganciare la fuga, e l'arrivo a Toledo che presenta l'ultimo chilometro in lastricato con pendenze anche fino al 15% che potrebbero complicare non poco la vita ai velocisti puri. La fuga di giornata è composta da Dillé, Nova, Cavagna, Craddock, Armiral, Gromai, O'Connor, De La Cruz, Arn e Stettina. Arn tra l'altro ha già vinto una frazione quella Vuelta, l'ottava tappa. Il gruppo viene controllato dagli uomini che puntano alla vittoria di tappa. La Jumbo Visma può restare tranquilla nella tappa odierna perché non ci sono pericoli per la classifica generale. Vediamo una situazione molto tranquilla in gruppo, la fuga è sotto controllo, minuto 34, c'è soltanto il meteo che complica un po' la vita del corridore. Attenzione, 66 km al traguardo, caduta di gruppo, vediamo molti corridori dalla Jumbo Visma a terra, anche Roglic costretto a fermarsi, i corridori però ripartono tranquillamente, sembra che il gruppo sia destinato a ricompattarsi, anche perché è finita a terra la maglia rossa, di solito in questi casi si aspetta il leader della classifica generale, ma non succede questo. La Movistar in testa a tirare a tutta, tra l'altro una situazione con vento laterale forte che spezza il gruppo in più tronconi. Roglic è costretto quindi a inseguire, tra l'altro è da solo perché gran parte della sua squadra è finita a terra. Segnaliamo anche il ritiro di Tony Martin che ha subito un grave incidente nella caduta. Viene però aiutato dagli uomini della Astana perché anche Lopez si è staccato. Davanti invece i Movistar continuano a tutta, guardate che sbrindellino nel gruppo. C'è anche Pogacar nel gruppo di testa che sta beneficiando di questa situazione. I Movistar stanno andando a tutta e dietro fanno lo stesso Lopez e Roglic, aiutati dagli uomini della Astana e anche da chi si trova nella stessa situazione. Però attenzione, a 53 dall'arrivo, dopo 10 km di azione forsennata, Valverde ferma tutto. Si accorge forse che è stata un'azione un po' sgarbata, una cosa decisamente oltre il fair play. Di solito quando cade la maglia di leader non si attacca, invece questa è stata proprio un'azione decisa e mossa per mettere in difficoltà Roglic, perché la situazione prima della caduta era tranquilla e rilassata. E quindi è stata proprio un'azione voluta per mettere in difficoltà il campione sloveno in maglia di leader. Davanti intanto continuano a menare forte, il vantaggio è sempre ridotto a 1,20. Il vento però è ancora forte, il gruppo si fraziona nuovamente, nuovamente Roglic rimane dietro. Questa volta però Lopez è davanti insieme agli uomini della Movistar e a Pogacar. Sembra però che il gruppo dietro stia collaborando bene e alla fine si riescono a ricompattare i due tronconi principali del gruppo, o meno di quello che rimane. A 24 dall'arrivo tenta un'azione eroica Rémy Cavagna. Manca ancora tantissimo, dietro di lui ci sono i 9 compagni di fuga che sono stati insieme per i chilometri precedenti. Lui però si vede che sentiva di dover andare, la velocità era troppo bassa, così ha lasciato tutti a 25 dall'arrivo in un'azione davvero pazzesca, anche se ha già fatto un qualcosa di simile al Tour di California quest'anno, arrivando da solo con ben 7 minuti. Iniziano le rampe finali attorno alla città di Toledo, con Craddock e Arn che provano a inseguire Cavagna, si inserisce anche Armiral, si forma quindi un terzetto, ma il gruppo è veramente vicino a soli 30 secondi da Cavagna, che in questo tratto di discesa può prendere un pochino fiato. Vede alla sua sinistra la città di Toledo, sa che deve arrivare in cima, quindi avrà ancora da affrontare questo strappo conclusivo in lastricato, molto duro dopo aver fatto 25 km pancia a terra, ma riesce a resistere al ritorno del gruppo guidato da Sam Bennett. Cavagna così va a vincere, quarta vittoria per questa Vuelta degli uomini della De Koenig dopo le due di Gilbert e quella di Jakobsen. Sam Bennett si deve accontentare ancora una volta del secondo posto, e guardate, in terza posizione Stibar e in quarta Gilbert. Completare un successo fantastico degli uomini della De Koenig, che quando ci sono tappe con vento e difficili come quella di oggi si dimostrano sempre all'altezza della situazione. Sam Bennett con il secondo posto va anche in seconda posizione nella classifica punti, la maglia verde che è guidata, pensate un po', da Roglic, a conferma di quanto è strana e pazza questa Vuelta a Spagna. La classifica generale oggi non cambia, anche se sarebbe potuta cambiare decisamente, quasi più che in una tappa pirenaica.
Roglic in testa, 2.47 su Valverde, poi Quintana, Lopez, Pogacar, Maika, Kelderman, Hagen, Knox e Soler, quindi tre uomini della Movistar nei primi 10. Vediamo la tappa di domani, penultima frazione e ultima per decidere il vincitore della Vuelta, da Arenas de San Pedro alla piattaforma de Gredos, 190 km, con 6 gran premi della montagna e arrivo in salita. È l'ultima occasione per i scalatori per cambiare la classifica generale di questa Vuelta in Spagna. Mi raccomando, rimanete con noi anche per i prossimi highlights. Per oggi è tutto, arrivederci alla prossima sintesi da Giorgio Brambilla.